Allora, c'è un fatto curioso, mi è successo pure con i tedeschi. Io, essendo autorizzato a vendere roba, magliette, un po' di tutto, saponette, lamette della barba, tutto, quello che serviva, hai capito? Ai tedeschi. E così, un giorno entro in una stanza e trovai un solo tedesco. Non so se erano le 11, le 10 e mezzo, le 12, una cosa del genere. Però questo scherzando, scherzando, hai capito? Mi ha fregato un articolo che io dovevo vendere, capito? Che me ne sono accorto, dice, allora, e tu mettilo qua, capito? Poi solo dove l'hai preso? No, ma io non l'ho preso, ma io sto parlando giusto non in tedesco, ma così in italiano. Tanto che sono uscito dalla stanza un po' arrabbiato, capito? E allora uscendo dalla stanza mi incontra un sergente tedesco. Perché io già ero arrabbiato e questo mi ha guardato in faccia e dice: Mario, che ti è successo? No, niente, non ti preoccupare, non è successo niente. Poi non era di tanta di valore la cosa, capito, nonno? E non ci ho voluto dire niente di quello che mi era successo, che quel tedesco in quella stanza mi ha fregato un articolo che io vendevo a loro. Così lui è entrato, io sentivo sbattere i tacchi che si mettevano sull'attenti, la persona che mi aveva fregato quell'articolo, e delle voci, in tedesco certo, giusto no? Tanto, posso dire, 5 minuti, non più e nemmeno. È uscito il sergente dalla stanza, Mario, e mi ha portato l'articolo che il soldato mi aveva fregato. E mi ha chiesto scusa, scusa se fra di noi c'è qualche cretino. Hai capito? E lì è finita. Però si sono comportati sempre bene da signore, va. Non ho avuto mai sia quelli graduati, sia quelli soldati, sia quelli. Ma c'era un'armonia del tutto casalingo, si può dire, va? Familiare.